abbiamo citato prima Follia, Estro, in mente non so, Torino, non so se tu hai conosciuto, no. Torino, che non c'è più questo così visionario contadino. E noi siamo stati con la mia compagnia, quindi con Inclusi Mama, insomma, prima un po' a farlo esprimere, perché lui ci raccontava delle cose. E lui aveva la sua stalla dove diceva, con le mucche, dove diceva che sentiva l'aldilà. Sentivi il suo... Ma è quello che c'è in Radio Freccia? Ok. Quindi, cioè, noi siamo stati proprio i primi che andavamo nella sua stalla e lui con il registratore. E così da quel punto di vista lì mi fa anche piacere, perché nella nostra ingenuità di monelli 14 anni con il motorino che andavamo là, l'abbiamo fatto esprimere. Lui non abbiamo mai capito se ci facesse o se, però a modo suo era una persona, insomma, di una certa età, non era chiaramente un ragazzino, quindi era questo contadino che con le sue mucche che registrava, poi tornava indietro con il registratore, si faceva sentire, senti qua, dice che un giorno gli inferi, lui diceva, sì, senti bene, e adesso col senno di poi dice, vedi, anche lui a suo modo gli abbiamo dato la possibilità di esprimersi, poi è diventato quello che è diventato, nel senso che era veramente un personaggio corregese. E così, e noi quando ci giriamo intorno, indietro, guardi anche Torino, sono stati i primi che eravamo proprio, e poi dopo pian piano. Ma come l'avete scoperto che ascoltava l'aldilà? Non mi ricordo, dovrei chiedere ai ragazzi. Secondo me in una qua in piazza Correggio abbiamo visto questo signore, non voglio sbagliarmi, ma con un registratore. E una cosa del genere. E dopo da lì è nato il fatto che sì, io registro le voci, ma no, sì, a casa mia nella stalla ci sono. Ciao Matte! Ciao! Nella stalla ci sono, beh dai, andiamo là, cioè sai, come quell'età lì non vedi loro. E dopo ti rendi conto che anche quelle cazzate lì servono per... Così, è un ingrediente anche quello, insomma. Quindi mi viene in mente quell'aneddoto. Beh, voi vi siete divertiti e di sicuro lui ha trovato qualcuno... E lui si è, a suo modo, espresso. Per cui far qualcosa. Esatto, quindi perfetto, perché no. Che bello. Bene, grazie. Grazie a te, Alice.